Bene, abbiamo adesso l'ultima keynote di questo congresso, che io ho avuto piacere di riservare nella parte finale di questa particolare sezione delle keynote, proprio perché secondo me è una keynote che è rivolta al futuro, che ci introduce verso le capacità e le possibilità di prospettiva che noi abbiamo. Io non so se è per via del nome di battesimo, Stefano o Steve, come preferisci che ti chiamiamo, ma la capacità che ha il professor Bruschi di essere anche, diciamo pure, un sognatore in certi momenti, su certi argomenti, è secondo me, una capacità che va di pari passo con la sensibilità e la visione prospettica di quelle che sono, da un lato, la nostra identità e dall'altra le nostre possibilità. Quindi lascio la parola al professor Bruschi, che farà questa keynote su un acronimo che vi spiegherà lui, che è ITPAS. IPAS vuole essere Italian Plastic Aesthetic Surgery, ma non vorrei dire niente, vorrei che venisse l'immagine. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il vento pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta. Ecco, vorrei iniziare con quello che ho letto sulla biografia di Steve Jobs. Dice: unisco l'intelligenza tecnica del codice con una devozione fanatica all'estetica. E l'ha avuta vinta non tanto sul hardware e sul software, ma l'ha avuta vinta per questo fanatismo che aveva sull'estetica. Allora, dove cominciare questo ragionamento e questa chiacchierata con voi sulla chirurgia italiana estetica? Vorrei un attimo partire dal Rinascimento, che è un punto chiave della nostra bellezza, della nostra arte, e non posso non richiamare magari quello che era Giotto. Giotto ha voluto interpretare un'immagine in modo diverso, in modo più accattivante, creando la prospettiva. Ma pensateci bene, anche noi facciamo questo, noi vogliamo modificare l'immagine di una persona, delle volte dobbiamo giocare sui volumi e lavorando sui volumi tu praticamente stai ragionando magari non con la prospettiva ma con il 3D, tu devi cominciare a ragionare in 3D per poter cambiare questa immagine. Ma quello che mi preme di più è comunicare l'importanza delle proporzioni. La bellezza per me è sinonimo di proporzioni. E allora non posso non richiamare un aneddoto che mi ha detto mio padre, ma ero piccolo.
e si narra a Firenze che Michelangelo era un po' invidioso della cupola dei Brunelleschi, perché la riteneva un'opera d'arte. E allora cosa volle fare lui? Volle imbellire la cupola dei Brunelleschi facendo questa balaustra alla base, che vedete che non è finita. Perché i fiorentini, che sono un popolo critico, viaggiando sotto la cupola, guardando su, dicevano: ma cosa vuol fare questo qui? La gabbia del grillo, che la gabbia del grillo è una festa delle cascine dove costruisci una cupola e ci metti un grillo. Non lo so perché c'è quest'usanza, ma sostanzialmente. Allora cosa ha fatto? Michelangelo si è offeso e abbandonò quella balaustra, ma fu commissionato a fare la cupola di San Pietro. E cosa avrà detto lui? Adesso io gli faccio vedere come si costruisce una cupola. E la fece, ma ebbe da dire, e questo è quello riportato da mio padre, che comunque è scritto: ho costruito una cupola più grande ma non più bella, perché le mie proporzioni non sono perfette come la sua. Quindi doveva essere anche una persona intellettualmente molto corretta, forse proprio per questo che è grandioso. Detto questo, poi, noi le proporzioni, come ho fatto vedere, le voglio riportare chiaramente sulla rinoplastica, ma non c'è dubbio che questo lo sappiamo. Ma la medicina è il bello, la nascita della chirurgia plastica ricostruttiva. Beh, noi abbiamo una storia. I fratelli Branco, siciliani, che non erano certo medici, ma facevano la ricostruzione cervico-facciale, che poi la tecnica, per esempio, della ricostruzione nasale, l'ha trasmessa Tagliacozzi, grazie anche a una cosa molto importante che noi avevamo: la prima università nel mondo occidentale. E forse proprio per quello che lui è riuscito a divulgare questa tecnica, che è poi la nostra icona della nostra società italiana di chirurgia plastica. Ma se a voi dico: chi è Gillis? E voi mi dite: Gillis è quel chirurgo inglese che durante la prima guerra mondiale ha fatto tutti i reduci di guerra, eccetera. E sappiamo tutto su Gillis. Ma lo sai cosa ho scoperto? Che anche nel nostro paese, nel 1917, c'era una realtà altrettanto bella. Cosa mi è capitato? Mi è capitato che ero a Firenze e mi invitano i miei cugini a cena e mi dicono: guarda Stefano, visto che tu fai questo lavoro, ti faccio vedere cosa ci ha lasciato un nostro antenato. E dico: fammi vedere. E mi fanno vedere quest'album. Questo è un album di un mio bisnonno che sostanzialmente riporta, poi vi faccio vedere le foto, questa realtà: ospedale militare Villa Trollope, Firenze, sviluppo, chirurgia, meccanica, epitesi e il follow-up. Era un concentrato di un welfare nostro italiano nel 1917. Ma noi non sappiamo niente. Non c'è testimonianza di questo neanche su internet. Siamo un po' autolesionisti. Ecco qui l'equipe, una delle equipe, i reduci di guerra, e vedete che sono foto ben fatte, ma guardate come queste foto erano professionali nella divulgazione. Questa è un'epitesi
Questo è il risultato del pre e dopo, stessa proiezione. Quindi c'era anche una divulgazione di un certo tipo. Questa è un'altra epitesi, questo vedete, ma sono delle epitesi che sono grandiose, io ritengo che, ed è strano che non ci sia testimonianza. Epitesi di naso. Vedete le foto, quello che mi ha meravigliato era che facevano delle foto che meglio di quello che facciamo oggi. Ecco, e qui arriviamo alla chirurgia. Questa è una chirurgia plastica ricostruttiva che facevano i nostri antenati nel 1917. Guardate questo, io non sarei capace. Lo invidio quello che è riuscito a ricostruire questa faccia, dovevano essere veramente ad un alto livello, sono dei ganzi. Allora, questo per dirvi che delle volte ci sfugge quello che noi rappresentiamo. Allora, è presente della chirurgia plastica. Dobbiamo partire, secondo me, dalla formazione e non possiamo non citare Savenero, che chiaramente cominciò a divulgare in tempi più recenti la chirurgia plastica a Milano, e poi qui a Torino, viceversa, Dogliotti, che era il chirurgo generale, istituì la prima cattedra di chirurgia plastica. E il primo ordinario fu Bergonzelli, poi il professor Bocchiotti e poi, ahimè, il sottoscritto. Ora, noi dobbiamo essere grati a tutti i nostri colleghi chirurghi plastici che ci rappresentano non solo in Italia, ma anche all'estero, perché sono dei bravissimi interpreti della chirurgia plastica. Qual è il futuro della chirurgia plastica estetica? Se l'OMS dice non basta più la salute, salute e benessere, chi è l'interprete del benessere? È la chirurgia plastica. Quindi la chirurgia plastica, secondo me, è la chirurgia del presente, ma lo sarà sempre nel futuro. L'unica cosa, secondo me, che ci dobbiamo chiedere, sarà il chirurgo plastico l'interprete della chirurgia plastica? Ecco perché ho coniato ITPAS, ho coniato questo per divulgare la consapevolezza dell'importanza non solo della chirurgia plastica, ma noi come italiani nell'interpretare la chirurgia estetica. Perché? Perché noi ci abbiamo anche un imprinting molto importante. Quando noi nasciamo, scendiamo per strada, siamo in un museo all'aria aperta. È sorprendente come il bambino acquisisce le cose. Io mi ricordo che comunque quando andai via a 5 anni, ma quando ritornai in Italia che avevo 20 anni, io mi ricordavo di tutte le strade, di tutte le vie, i palazzi. Quindi l'imprinting è molto importante. Noi abbiamo questo di imprinting, abbiamo la possibilità di vedere questa bellezza.
E allora torniamo un pochino alla nostra specialità. Abbiamo una specialità che ha una dicitura molto importante, ricostruzione ed estetica. Ed è una specialità che dura 5 anni. È tanto e non è selettiva. Ti dà una preparazione di fondo generale, non frammentata sin dall'inizio. E questo secondo me è un patrimonio, perché poi tutti ti puoi settorializzare molto facilmente nel momento in cui hai una formazione profonda. Non è difficile, poi decidi, fai qualcosa di più specifico, ma questo è dare importanza a quello che è la nostra formazione. E voi, e io non ho avuto la formazione scolastica qui in Italia, ma voi che avete una formazione scolastica, per esempio il liceo classico molto criticato, vi assicuro che io rispetto a voi, quando sono venuto, avevo la terza media. Quindi per me fare medicina era scalare l'Everest. Per quelli del liceo classico era scendere in snowboard, anche se allora non c'era la snowboard. E guardate quante scuole di specialità abbiamo in Italia, uno dietro ogni angolo. Quindi è un patrimonio che è solo nostro sostanzialmente. E non dobbiamo dimenticare la nostra società e quello che hanno fatto tutti i presidenti passati, cominciando da Daniello, Pascone, Robotti, Mazzola, Malan e domani De Santis. De Vul, vedete anche questo che ha organizzato Malan. Un bellissimo congresso, credo, anche da un punto di vista scientifico. E le iniziative che la SICRE porta avanti, formato APEO, il programma di formazione permanente, capitolo di estetica, il modulo dei giovani, CORE, chirurgia oncologica e ricostruttiva ed estetica, è un patrimonio che abbiamo. E che secondo me dovremmo essere orgogliosi di averlo. Ecco perché ho coniato IPAS. Vuole essere una filosofia di fondo capace di generare aggregazione, confronto e divulgazione sul tema dell'estetica. Quindi la bellezza è la moneta della natura, non bisogna accumularla ma farla circolare. Questo è il messaggio che volevo dare a tutti quanti noi chirurghi plastici. Grazie. Le keynote non prevedono domande di solito, se però qualcuno ha qualche domanda io credo che ci potrebbe essere lo spazio comunque per farla. C'è un collega che vuole fare una domanda. Traducimi perché so. Sono Mario Zama, primario della chirurgia plastica del Bambino Gesù a Roma. Innanzitutto grazie perché è una presentazione toccante, perché è esattamente quello che penso io con i giovani che passano da me riluttanti perché vengono a vedere la chirurgia ricostruttiva pediatrica. Riluttanti è la parola giusta, eh? In realtà, e mi dispiace che non ci sia un tema oltre alla chirurgia estetica, la chirurgia oncologica, ricostruttiva ed estetica, un qualcosa dedicato alla chirurgia pediatrica ricostruttiva, perché un bambino malformato, noi cominciamo a costruirgli la sua estetica che poi si porterà presso, speriamo, per 90 anni. Solo un commento e un grazie per quello che stai facendo. Oncoestetica,
è sostanzialmente il concetto che ho coniato con Core, che chiaramente, ma questo non voleva essere una keynote tecnica, voleva essere chiaramente la chirurgia pediatrica malformativa, sappiamo anche il valore di questo. Io ho voluto solo, se no ci mettevo molto di più a richiamare tutto, ma io volevo solo un pochino fare il punto della situazione sulle nostre origini, fare mente locale. Vede, allora, a me dispiace molto che probabilmente se io mi chiamassi Steve Bruce, nato in Texas, ok? Qui magari non ci sarebbe solo 50 persone, perché sarebbe una persona forestiera a parlarvi. E questo è un peccato. È un peccato perché noi, secondo me, non siamo secondi a nessuno. Ora, chiaramente questo non significa che uno non deve imparare, anzi, dobbiamo imparare molto, imparare da tutti quanti. Però un briciolino di orgoglio nazionale non guasterebbe. Non sono un nazionalista e vi spiego perché non sono un nazionalista. Pur avendo vissuto in un paese giovane, che era il Sudafrica, qual era il vantaggio del Sudafrica, pur essendo un paese giovane? C'era la bandiera nel giardino piantata come in America. Quindi non era un paese nazionalista, quello limita. Ma avere un pochino di consapevolezza su noi stessi non guasta. Ci sono altre domande o osservazioni? Grazie professore, questa sua presentazione è bellissima e anche un po' commovente, soprattutto perché io ho 53 anni e 5 anni fa ho deciso di lasciare l'Italia, perché per motivi proprio di insoddisfazione personale e professionale sono andato a lavorare in Svizzera, dove ho trovato un ambiente bellissimo, un ambiente dove ho potuto riprendere a dare, diciamo, tutto di me stesso. E io penso che adesso in Svizzera, in questo posto, io sono deputato, ho il compito, a volte arduo, di selezionare i nuovi assistenti, le nuove assunzioni, perché diciamo, ogni anno c'è un turnover di assistenti che incominciano il percorso formativo. In chirurgia. Com'è? Lo dico interessante, potremmo forse candidarci anche noi se fosse possibile. Allora, questa presentazione dovrebbe essere diffusa a tutti i professori ordinari di tutte le specialità, soprattutto di chirurgia generale, soprattutto perché i messaggi che io ricevo nelle lettere di presentazione sono messaggi di ragazzi molto delusi e che hanno poca fiducia nel futuro, e ne ricevo circa 60-70 all'anno, okay? Dalla Lombardia chiaramente, ma anche da tutta Italia, dalla Sicilia, da Roma, dappertutto. E mi dispiace perché io sono lì che devo selezionarne due e devo respingere 58, e non capisco perché con questa bellezza, con queste possibilità, ci siano 60-70 persone che mandano a me, ma probabilmente lo mandano anche a Lugano, a Zurigo, a Ginevra, in tutto il mondo, e sono tanti questi ragazzi che non hanno fiducia. Allora bisogna trovare una chiave, perché i professori, la nuova generazione di professori ordinari, le nuove generazioni di docenti in Italia ridiano forza alla scuola, ricomincino a trasmettere l'amore per la chirurgia e ridiano chance a questi ragazzi che purtroppo, ripeto, a 26-27 anni mi mandano delle lettere disperati.
Sai che abbiamo un difetto in Italia, di generalizzare. Allora, è un discorso politico questo, ma se io divulgo il negativo, perché in qualsiasi cosa che noi facciamo ci sarà qualcuno che comunque un lo fa molto bene, no? Sia da un punto di vista politico, magari insegnante, magari ordinario, chiamalo come vuoi. Ma se noi ci concentriamo solo nel dare la cattiva notizia e viceversa non andiamo a vedere magari anche uno che lo fa bene, ma diciamolo, allora magari gli altri sono invogliati di imitare quello che sta facendo bene, hai capito? Se viceversa facciamo tutto l'opposto, ecco che comunque roviniamo un sacco di potenzialità. Io lo vorrei diffondere e lo sto cominciando a diffondere, ok? Io chiedo scusa, ma ho dei problemi oggi di udito perché soffro anche un po' di Meniere, per cui oggi sono un po' stanco e mi viene questa cosa qui. No, io sono ben disposto, ma non lo posso fare io, secondo me. Lo dobbiamo fare tutti quanti noi. Ognuno di noi dovrebbe portare avanti questo messaggio, ma non è una cosa di... come si può dire, di bragging, non so come dirlo in italiano, cioè di esaltazione di noi stessi, è solo qualcosa molto naturale. Per esempio, vi ho fatto vedere quella macchina, non so se voi avete fatto, non vi ho fatto vedere la Ferrari, per la Lamborghini sarebbe troppo ovvio, vi ho fatto vedere quella SUV che è fissore, di Cherasco, paesino qui. No, quello è del 76 ed è la SUV moderna, ma autolesionisti come siamo l'abbiamo abbandonata subito ed è un SUV che potrebbe essere proposto oggi dalla Mercedes, dalla BMW, aveva un design fantastico. Prego. Io sono il dottor Canistrà, io ho sentito l'appunto del collega, lui è da 5, io sono scherzando, sono 25 anni che sto in Francia e mi domando una cosa, giustamente come ha detto lei, professor Bruschi, quest'idea è quella di valorizzare la gente che sta fuori per cercare di dare influenza, cioè i colleghi italiani che stanno fuori per influenzare i colleghi italiani che stanno in Italia. Allora mi domando, anziché invitare gli stranieri, come diceva l'americano, perché non guardate gli italiani che sono all'estero, quello che fanno e se possono apportare qualcosa di più qui in Italia? Perché voi continuate a invitare il francese speciale, l'inglese speciale, l'americano speciale, mentre ci sono italiani come me o come altri che facciamo cose particolari che passiamo sempre nell'ombra o passano sempre nell'ombra. Se effettivamente la sua politica, la sua idea è questa e vogliamo portare avanti il popolo italiano senza essere nazionalisti, è proprio questo tipo di discorso, perché sennò lui starà in Svizzera, ci sono tanti amici che sono un po' dappertutto che fanno cose interessantissime che possono magari arricchire la nostra cultura e quindi portare avanti questo, noi invece rimangono nell'ombra in Italia, grazie. Posso in quanto organizzatore del congresso sentirmi coinvolto, no? Io non volevo parlare no, in questa occasione, mi sono permesso per quello che dice il professore. Ricevo, non lo prendo assolutamente in mano modo, assolutamente, ricevo con questa osservazione perché devo confessare che non ci ho pensato, quindi non è che ci sia qualche motivo. Quello che però... io percepisco in questo momento, e di questo devo dire grazie a Stefano, perché lui ha sollevato una questione che mi sembra stia venendo fuori, e cioè ci sono dei colleghi di grande valore professionale che lavorano all'estero e che mi fa piacere, scopro ora che comunque frequentano la nostra società, frequentano il nostro ambiente. Allora
non per ribaltare la questione, ma vi inviterei davvero, fateci sentire anche di più la vostra presenza, perché così non andiamo a recuperare, credo mi possiate dare atto che in questo congresso di stranieri ce ne sono davvero pochi e sono sempre stati collocati in confronto con un italiano e mai a fare l'oracolo per gli uditori. Ma a parte questo, ci farebbe bene a tutti, credo, avere anche le esperienze, e perché il collega diceva: io ogni anno mi trovo 60 domande e devo scartarne 58. Questo è vero, però purtroppo la realtà dei nostri ospedali, la realtà della restrizione delle spese sanitarie, del blocco del turnover e compagnia bella, è una cosa che non possiamo con tutta la buona volontà cambiare. Mentre invece la possibilità, e parlo da uno che ha un figlio che ha fatto il test di medicina 15 giorni fa, quindi la possibilità che noi apriamo la mente dei nostri figli, dei nostri giovani, anche verso l'estero, perché certo le capacità che Stefano Bruschi diceva un attimo fa sono anche un oggetto di esportazione, quindi al di là dell'effetto migratorio, diciamo, c'è anche un'esportazione, cioè voi rappresentate in qualche modo l'Italia all'estero e portate, siete apprezzati per le vostre qualità che probabilmente, come dice Stefano, sono frutto anche di quell'imprinting che avete ricevuto. Sono soltanto frutto, la mia cultura comunque è cultura italiana, come pensa quel collega, cioè che non ho niente a che vedere con la cultura francese, quindi io mi scontro ogni giorno con il modo di fare, il modo di pensare, il modo di interpretare, che è completamente all'opposto. Completamente all'opposto. Però siamo fatti così, siamo diversi, per cui. Sì, nettamente diversi poi. No, comunque, grazie davvero per il contributo. Non volevo togliere la parola a Stefano, ma. C'è posto così. Altre osservazioni? Bene. Allora credo che in questo clima, che secondo me è molto positivo anche dal punto di vista della prospettiva, ci salutiamo. Ricordo a tutti quello che faccio ormai in maniera quasi ossessiva, che gli atti di questo congresso sono atti multimediali e sono disponibili online sul sito SICPRE 2016 quasi in tempo reale, quindi per chi avesse perso qualche cosa, perché con il congresso è fatto su molte sale, può succedere, le può andare a recuperare tutte quante online. Grazie.